Facciamo altro che fare un passaggio sopra e uno sopra e uno sotto per poter spostare la coppia che fa da trama, ma in una maniera logica rispetto alla coppia che fa l'ordito, perché se noi facessimo a caso verrebbe fuori una serie di buchi anziché la stoffa come invece noi vogliamo che venga. Quindi diciamo che c'è una logica anche in questo tipo di lavoro. Infatti l'inizio lo facciamo sempre quando si impara con due coppie, poi man mano, ecco, si può arrivare a utilizzarne anche 100. Ma la tecnica praticamente, una volta che uno ha imparato a usare le due, tre coppie, praticamente è la stessa. Quindi forse sembra più difficile di quello che in realtà non è. La bravura, diciamo, della merlettaia sta nel fare proseguire il lavoro sempre con la stessa tensione del filo e sempre con una logica di lavorazione. Allora, fare questo purtroppo c'è rimasta poca gente, perché ripeto, le vecchie merlettaie, quelle che lo facevano per lavoro vero, purtroppo non ci sono più. Una o due forse che è rimasta, ormai è talmente anziana che non riesce più a lavorare, e praticamente noi, per la passione che abbiamo di questa attività, ci siamo messe insieme e cerchiamo di far imparare altre persone a poter, ecco, gestire, se non altro per le necessità, diciamo, personali, familiari, per la soddisfazione di dire, ecco, questo l'ho fatto io. E quindi c'è questo ritorno in questo momento. Ora, purtroppo, ecco, questo si deve dire a malincuore, c'è un ritorno fatto soltanto da una fascia di età che non è quella dell'apprendimento immediato, come in tutte le cose. Però diciamo che c'è, sì, perché c'è a un certo punto noi, ecco, ci siamo messi insieme tanto, ecco, per evitare, cos'è, per cui con l'aiuto ecco, nostro, siamo riusciti a insegnare, a trasmettere, diciamo, questa cosa, diciamo, chiamiamola scuola, tra virgolette, insomma, cercando, ecco, di non andare, di fare in modo che non andasse perduta questo tipo di conoscenza. Noi teniamo questo panno sopra il lavoro, non con il famoso buco, non perché ci dicono, ah, perché così concentrate il lavoro, l'occhio sul coso. No, perché nella lavorazione, siccome il lavoro si svolge passando sopra gli altri posti, quindi sopra gli spilli che sono stati messi precedentemente, praticamente la lavorazione vuol dire andare anche a intersecare sugli altri spilli, quindi rischi di rompere il filo. Quindi sì, perché il lavoro è lungo, sono lavori piuttosto lunghi e di conseguenza i tempi sono anche da polvere, diciamo, però in particolare perché diciamo, si limitano gli attacchi degli spilli che ci sono durante la lavorazione. Ecco, questa è una domanda che spesso e volentieri ci fanno. Dopo ci sono qualche variante, a volte, ecco, che serve per dare, no? Queste cappioline, per esempio, che sono tipiche nostre della nostra Val Tiberina, sono le cappioline che chiamano scempie doppie, che sono appunto una forma un po' diversa dal normale. Ecco, qui si arriva alla domanda dello spillo, dell'uncinetto, che cosa serve? Serve, prima io avevo lo spillo che mi teneva questa coppia che ho messo venendo di là, adesso arrivo, tolgo lo spillo e collego. Ho collegato una cappiolina con un'altra, ho fatto un motivo di allacciamento. Quindi qui, in questo lavoro qui, non si utilizza assolutamente l'ago, perché tutte le forme di allacciatura vengono fatte con l'uncinetto. Che generalmente si lavora in senso orario. Ah, sì, questa qui la lavorazione è che preferibilmente, diciamo, proprio per una forma di lavorazione di esteriorità, insomma, perché si vede le differenze, viene utilizzato il lavoro in senso orario. Perché a volte, quando capita che in certe situazioni bisogna lavorare in senso antiorario, si vedono le differenze. Forse può andare bene per i mancini, ma.
condizioni normali in effetti si vede. Ecco, qui adesso per esempio io metto lo spillo proprio per predisporre l'allacciatura che farò dalla parte opposta, e quindi lo spillo mi serve per dirigere il lavoro. Povera, a quei tempi non c'erano industrie, non c'era niente, quindi dopo aver accudito la famiglia magari si mettevano a sedere e facevano un metro di trina che magari gliela pagavano 10 centesimi, però quel metro di trina forse in fondo alla settimana le consentiva loro magari di mangiare, di prendere un pezzo di pane che era la pagnotta, che noi la chiamiamo pagnotta perché c'era proprio questa, e c'erano tante di queste donne che si erano appunto industrializzate, diciamo, a una andava a prendere il lavoro e altri 10 poi se lo suddividevano lavorando tutte insieme, perché insomma, negli anni 50 io vagamente lo ricordo, ma la mia mamma lo racconta sempre, a ogni cantone di Anghiari c'erano 4-5 donne che lavoravano e facevano, ecco, e la gara che facevano era quella di dire: facciamo mezz'ora di silenzio per vedere quanto rumore si fa, no? Perché c'era una competizione anche tra loro. Competizione che era dovuta poi, ripeto, al risultato finale, che era il soldo, insomma, la lira, nel vero senso della parola. Adesso noi ci possiamo permettere di farlo per divertimento, ma a quei tempi lo facevano per necessità, insomma. Però, ecco, proprio perché diventi un divertimento non si può neanche far perdere questo tipo di attività, chiamiamola così, che ha voluto tanto dire per il nostro paese, che è stata una forma di artigianato che comunque ha consentito ai ragazzi, cioè a tanti ragazzi, di andare a scuola, a tante famiglie anche di mangiare, insomma, diciamocelo sinceramente, che Anghiari non aveva molte forme, specialmente per le donne non aveva forme lavorative, e questo era l'unico risultato che potevano fare le donne in casa, che magari non le condizionava negli orari, non le condizionava nel doversi allontanare anche dalla famiglia, perché lo facevano in casa, tutte loro lo potevano fare, per cui ecco. Però veramente, per dire, a quei tempi lì, questo è andato avanti fino agli anni 50 grosso modo, non c'era sposa che nel suo corredo non avesse un pezzo fatto con il tombolo, perché almeno la tovaglia e il paio di lenzuola ci voleva. Poi si è trasformato, è diventato più la rifinitura della casa, quindi la trina, il pezzo della trina, ecco. Però la tenda, sì, però ecco, diciamo che è stata un'evoluzione dovuta anche dalla società. Adesso si sta ritornando quasi quasi, insomma, alla voglia di avere la tovaglia fatta con il tombolo. Non c'è più che fare. Però non c'è più che fare.